Ciao, io sono Francesco in Arte Menma e benvenuti al 13° episodio della Blind Run di Dino Crisis. Ragazzi, l'ultima volta ci siamo lasciati con un momento molto, molto di tensione. Abbiamo attivato il generatore, abbiamo riparato i pezzi, li abbiamo inseriti e adesso dobbiamo un po' vedere che succede, perché effettivamente dall'ultima volta appunto sembrava un punto verso la conclusione, proprio agli sgoccioli della storia, del gioco. Non sono sicuro ancora ci sia una terza zona, ma vedremo un pochino proprio adesso. Non prima però del ringraziamento agli abbonati che potete vedere tutti quanti qua a schermo. Grazie ancora a tutti quanti, anche quelli che l'hanno ricevuto ovviamente. E che dire, giochiamo, vediamo un po' cosa ci aspetta. Ah, proprio subito iniziamo con la musica così incalzante, va bene. Allora, in realtà noi abbiamo delle zone da esplorare, ma io non so se possiamo andare. Converrebbe? Forse sì, forse no. Ma sì. Ma chi se ne frega. Abbiamo delle stanze da esplorare e noi le esploreremo. Senza se, senza ma. Senti come incalza. Ciao. Incendiario. Scambiamo anche con questo. Ah merda, abbiamo solo munizioni veleno. Va bene. Ok, sono morti entrambi. Andiamo, andiamo. Qua non ho nessun proiettile. Qua una resurrezione, ma ne abbiamo già. Vai. Passaggio al porto. Oh no. Non mi piace questa cosa. Non c'è niente. Se non appunto questo. Una grossa serranda da qui non si può aprire. Sembra possa passarci un mezzo. Ok. Ok, è la stanza accanto. Io posso arrivarci. Allora il non poterla aprire. Ok, che tutto quello che si vuole col Vortex, però qua, fino a prova contraria, posso andarci. È carino. Per trasporto e trasporto di persone. Ok. Passaggio all'eliporto. Siamo sotto l'eliporto, ok. Buonissimo. Buono a sapersi. Allora, se non sbaglio, appunto, area di riposo con delle scale. Ah. Ok. Ok. Va bene. Allora scendiamo di nuovo. Vediamo un po' cosa manca. Questa qua. Passaggio al porto. Eh no. Eh no, infatti. È l'altra. Passaggio trasporti. E qua è dove mi serviva la card. Sì. Oh, salve. Io vado qua però. Magari ci sono risorse. Magazzino armi speciali. Bello. Questa è l'altra parte della vetrata. No, non può essere. Cos'è questo? Il pannello di controllo per il dispositivo di monitoraggio. E questo? Teoria della terza energia di Edward Kirk. Vuoi leggere il file? Sì. Il concetto della terza energia, l'estrazione dell'energia dagli ioni presenti nell'atmosfera. Ecco il cuore della terza energia. Ionizzando i componenti dell'aria è possibile estrarre energia dal movimento degli elettroni e il concetto di base è molto semplice. Gli elettroni che forniscono energia si ricombinano con gli ioni per ripristinare la situazione di partenza.
Comunque l'attuale tecnologia è impossibile ritornare a una situazione identica a quella di partenza al 100%. Il prodotto di scarto è un perossido simile all'ozono, ma non così preponderante da minare alla base la validità di tale energia pulita. Ok. Cioè, quindi aspetta. Ok. Crea appunto degli scarti, ma non è così preponderante da minare alla base la validità di tale energia pulita. Ok. Però comunque un'energia, tra virgolette, sostenibile. Nel senso, crea abbastanza pochi scarti per non essere problematica. Ok. Mamma mia, che cazzo c'è qua dentro? Qui si trovano piccole creature utilizzate per gli esperimenti biologici. Anche qua. Un ascensore. È interno? Cioè vado sopra e basta? Sì. Non mi porta chissà dove. Un congelatore? Altri due? L'inizializzatore e lo stabilizzatore. Ora non servono più. Ah, quindi li puoi recuperare già fatti. I campioni per lami biologiche sono al sicuro, sono congelati. Ok, è una zona opzionale. In effetti con Gale ci permetteva di lasciar perdere e appunto andare a cercare. Ok, quindi è una stanza in più questa e basta. Ok, c'era anche una telecamera. Ok. Va bene. Piuttosto mi becco un colpo. Oh merda. Va bene questo. Ciao. Ci vediamo dall'altra parte. Ok. Mappa. Ho due zone. Posso andare dritto? O posso andare di là? Cosa mi arrecherà dei danni? Più che altro perché c'è una destinazione, quindi. Vediamo. Vediamo. Un'altra porta di livello A. Ma sbaglio, non ho mai trovato la porta di livello B. Ok. Eliporto sotterraneo. Finta la musica. Kirk. Ho fatto bene a venire qua. Che calcio. Regina, what are you doing? Answer me! What have you been doing? The hovercraft has just been destroyed by the T-Rex. I caught the doctor, Rick. There's a chopper over here we can use to escape. Oh, great. Forse ho anticipato qualcosa? Good. I'll pick you up ASAP. Hurry! Potrei aver anticipato qualcosa. Una spina. Ok. Ah, non era neanche la valigetta. Granate. E poi? Altre granate. Mi state dicendo che le granate sono l'unica cosa utile? Vedremo. Dottor Kirk è ancora svenuto. Forse ho fatto bene a venire qui. Il T-Rex ha distrutto l'Overcraft, quindi si è pure rialzato. Giustamente anche lui era svenuto. Ah, ho fatto bene andare qui in fondo. Ottimo, ottimo. Munizioni slug. Sì, ci stanno riempiendo. Ci stanno riempiendo di munizioni. Farmaci. Ok. Ok. Magari la risurrezione la lasciamo lì dov'è. Però questi me li prendo.
e li combino anche in fretta. Curativo, Medikit G, Medikit T++. Questo creava resurrezione, no, e infatti non voglio fare l'errore dell'ultima volta. Ho tante cure, adesso vediamo un po' come finirò ad utilizzarle. A me sembra piacerebbe il no damage, ma la vedo molto molto difficile. Area 23. Sembra un magazzino per le manutenzioni dell'elicottero. È chiuso. Ok. Va bene. Si può passare di qua. È molto robusto per resistere a violenti urti esterni. Sì. Cutscene. Magari mi porta direttamente da Rick. O forse no. Ok. Oh, ciao. Quanto sei forte! Ora l'affronteremo. Bellissimo. Bellissimo. Ah, così? Non ricaricare. Ok. Una l'ho sprecata. Le ha sentite le granate? Le ha sentite. È come se le ha sentite. Ok. Corre. Dino Dodo. Ottimo. Ok. Quindi questo è un finale. Ok. Molto involontario questo finale, nel senso arrivare da il dottor Kirk e poi fare la corsa dal T-Rex. E allora dov'è il corridoio che ricordo io? Adesso ve lo posso anche dire perché siamo alla fine. Io mi ricordo un corridoio a T, il leggendario corridoio a T dove si combatte il T-Rex. E allora questo ricordo da dove esce? Da uno dei finali alternativi, forse? Delle dinamiche alternative? Vediamo. Ci sono scene diverse? No, quello è Tom. Questo è il tizio che viene preso. Proprio all'inizio.
noi che troviamo la prima volta Kirk. La famigerata battaglia sul tetto. Quella che mi ha bloccato per un po' perché ho sbagliato di un pixel. Ok, la scelta per i... per lo stabilizzatore inizializzatore. E poi... ok. Ok, fin qua abbiamo visto tutto. Potrebbero essere anche scene di... della run che abbiamo fatto. Quindi cambiare anche i titoli di coda. Eh no, questo è diverso. Quello era decisamente diverso. Con la cosa. Con l'Overcraft. Quindi ha distrutto l'Overcraft perché era di là. E questo è uguale. Ok. Zoomata tattica su Regina, va bene. Questo? Ok. Mikami. Mikami. You have mail. The final report of Operation Dr. Kirk. Agent name Regina. Non me l'aspettavo. Dr. Kirk. Status recaptured. We have recaptured Dr. Kirk, who is currently negotiating future experiments with the military high command. Okay. Gail. Status alive. Possono morire. Gail did survive, but he is seriously injured and is currently recovering at our military medical facility. Rick. Status alive. Rick is currently analyzing the data that was recovered from Ibis Island. Okay. Regina, status alive. As for myself, I'm ready to begin my next assignment. Giusto. Tom, status deceased. Non penso che lui sia salvabile invece. Tom was attacked and killed by a giant reptile that was inhabiting the island. He will be missed. Cooper, status unknown. Nello stomaco del T-Rex. We lost contact with Cooper at the beginning of the mission and have not heard from him since then. Carina però sta cosa del post-ending. Mission complete. Modalità normale. Ok. Continue. Ah, crediti utilizzati 5, ok. Settore 30, salvataggi 27. Chiata sarebbero 29, però va bene. Una di tre. E forse la ending 2 possiamo farla adesso, anche perché siamo a neanche 20 minuti di registrazione. Tagliuzzata quella 17. Ok, grazie per aver completato la missione nonostante le numerose difficoltà. Avresti comunque potuto fare di più. Se vuoi ritentare, ho in serbo per te un bel regalino. Buona fortuna. Avresti potuto tentare di più. Potevo salvare anche Tom. Ti sei guadagnato un nuovo costume. Due nuovi costumi. Mi sa. Usa i dati salvati nella tua prossima missione. Salva i dati. Io salverò nello slot 1. Perché il 3 adesso lo ricarico. E rifacciamo quella parte, ma andando dove mi dice il gioco. Piccolo test prima di controllare appunto il nuovo. Missioni completate una, più appunto i due costumi. Caricamento. Modello spia, modello militare, modello combattimento. Modello preistorico bloccato. Probabilmente devi finire tutti i finali. O uccidere il T-Rex. Va bene. Possiamo vedere questo cambio. Possiamo vedere questo cambio. E si fa. Non andiamo a esplorare, anche se converrebbe, ma appunto andiamo diretti
alla zona che ci serve, oltre il vortex. Allora, sospetto morirà Kirk se andiamo di qua, perché lui è già andato di là. Pure muore Rick. O nessuno. Di nuovo, a parte Tom. Bello anche questo corridoio. Questo non si manca però. Moltiplicatore. Va bene. Vai. Porto. Infatti noi non siamo mai andati al porto. Solo al passaggio di questo. Ok. No dai, se non c'è un oggetto segreto qui. Ci sono diversi tipi di materiale. Puoi prendere un po' se è un contenitore di oggetto. Qui si trova il materiale nucleare, il nucleo. Puoi prendere un po'. Puoi prenderne un po' se è un contenitore energetico. Ok. Questo? Un grosso contenitore energetico. Materiali coperti. Qui in mezzo invece. Ottimo. Curativo, sì. Sì, sì. Volentieri anche. Ottimo. Abbiamo molte meno munizioni però adesso. Molte meno. Magazzino Overcraft. Forse non sarei dovuto scendere. Qui si trova il registro di manutenzione. È inutilizzato da molto tempo. Ok. Scusate ogni tanto il taglio brusco, ma sono preso un mezzo raffreddore. Più influenza. Qui sono custoditi gli strumenti di manutenzione dell'Overcraft. Ok. Gale. Merda. La fonte energetica per un motore nucleare. Hai preso un oggetto contenitore energetico. Minchia però. Un Overcraft che va a nucleare. Beh, non fare in fretta per il bene di Gale. Ok. Vediamo il sopra. Ci sarà qualcosa di utile. Yes. Sì. Non proprio quello che volevo, ma va bene. Tante cure e pochi colpi. Non sono sicuro di farcela, sapete? È utilizzato da molto tempo. Sì. In slot 2 ci torna utile. Ok. Sappiamo che dobbiamo andare qui in fondo. Qui si trova il nucleo. Chiude il nucleo per il motore nucleare. Ci arriva a fare uno scherzone? Sembra di no. Sembra di no. Rick, ho quello che ti serve. Oh no. It's the T-Rex again. Leave him to me. You just work on getting that thing fixed. Right. Hold up, Regina. Take this. Grazie.
Spine. Granate. Ok, te le dà per forza. In un modo o nell'altro lo fai. Carino. Beh, oddio, in realtà non è che eravamo rimasti senza, però sempre meglio abbondare. No. Ho ancora un po' di resurrezioni. Magari non serve, ecco. Salve. Me gli è caduto addosso. Vabbè. Non ho capito. Non ho capito. Fire. Cosa? Facciamo di sì. Facciamo di sì. Come significa fire? Cioè, non è mai uscito. Mai. So solo che devo scappare. Ok, mi stai dicendo che devo fare qualcosa con quel pulsante. Cosa fai? Era pericolo in realtà? Ma perché? Ok. Ah! Vabbè, figo. Molto figo. Peggio di prima. Decisamente. Vabbè. Ha spostato il pezzo dell'isola in un'altra linea temporale. Vabbè. Figo. Figo. Ok. Due finali su tre. Due finali su tre. Così. Ok. Allora io devo fare le mie dovute ricerche. Come si sblocca questo finale? Terzo finale che mi manca? Perché Dino Crisis Endings... Perché se una è legata a Gale, appunto, è diverso. Quattro ending? Non tre? Ah, ok, il gioco ha tre ending, però tecnicamente ne ha quattro. Va bene. Rick si salva sempre. Gale può non salvarsi. Kirk non si salva. Elicottero no. Overcraft sì. Ah ok, questa è unica. Tutte le altre sono con l'elicottero. E cambia chi sopravvive. Ah, va bene. Io potrei anche fare tipo, prendo il carburante, al posto di mettere il carburante me ne vado. Spacca l'overcraft e arriviamo di là. Alla stessa ending di prima. Quindi scegli scegli Rick per la decisione finale e non andare al sotterraneo.
all'eliporto sotterraneo? Scegli Gale e non andrà all'eliporto? Scegli Rick e segui il trasmettitore fino all'eliporto? Scegli Gale. Poi vai all'eliporto, incontra Gale nella stanza dello stabilizer. Ok, quindi cambia ma non cambia troppissimo. Va bene. Dovremmo avere un salvataggio dove appunto c'è Gale come scelta piuttosto che Rick. Per essere sicuri proprio. Fai tutto Gale e poi arrivi a quello. Vabbè, due ending su tre. You have mail. Ci sta. Ci vediamo giusto questo. Abbiamo finito. Wow. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. E anche Kirk è morto allora, perché si è preso tutta la parte dei laboratori. Status unknown. Infatti. Due to unforeseen elements of the area, we were unable to recapture Dr. Kirk. His survival is unknown. Gale. Status alive. Nice. Gale did survive, but he is seriously injured and is currently recovering at our military medical facility. Mi sa che questo non si può cambiare. Rick. Status. Perché in qualche modo punterà sempre a controllare Kirk. Rick is analyzing the data that was recovered from Ibis Island. Regina. Status alive. As for myself, I'm ready to begin my next assignment. Tom. Status. Non si può salvare lui. Deceased. Tom was attacked and killed by a giant reptile that was inhabiting the island. He will be missed. Cooper. Status unknown. Qua ci dà finale 1 di 3 perché ovviamente non è la stessa cosa di prima. Altrimenti ci avrebbe dato 2 di 3. Ok, il regalino invece. I costumi di prima, a posto. I costumi di prima, ma sovrascriviamo così appunto. Abbiamo 2 salvataggi con 2 scelte. Soddisfatto? Soddisfatto. Come verdetto finale, Dino Crisis non è un gioco niente male. Non è un gioco niente male, comunque per chi è amante del survival horror, comunque abituato ai time controls, giochi di più di 20 anni fa, è ancora un giocone da giocare. Le uniche cose che forse non mi sono piaciute sono un po' in alcuni casi alcuni enigmi forzati dal doverti segnare proprio tutto carta e penna, piuttosto che con un codex. Codex che esisteva già, non è che non esisteva prima nei titoli Capcom, perché dovrebbe essere Dino Crisis. No, io l'avrei messo lo stesso. Quello poteva risolvere molte più cose. Creare meno disguidi, meno grattacapo, appunto, meno problemi in generale. Ora, io non so se effettivamente si può raggiungere il piano superiore senza aver fatto generatore inizializzatore. Questo non lo so. Però avere comunque uno dei primi documenti, mi pare proprio nel piano 1P o S1 comunque, quello appunto del DDK numero lettera, e usare quindi la formula inversa avrebbe un po' aiutato. Avrebbe un po' aiutato, ma lì diciamo che da una parte te lo devi ricordare anche tu. Gli altri, tutto sommato, tutto a posto. Enigmi carini, davvero anche comunque particolari, unici nel loro genere per alcune cose. E sicuramente è stata una bella esperienza da recuperare. Non uno dei miei giochi preferiti di Capcom, nemmeno uno dei miei giochi preferiti in generale. Buona esperienza. Buona esperienza. Non mi va di esaltarlo perché comunque a livello di tecnicismi è superiore ai primi Resident Evil. Comunque anche graficamente, escludendo l'emulazione, escludendo l'upscaling, escludendo tutte quante le cose grafiche, i tweak, però anche le telecamere, il quick turn, quindi tutte queste piccole cosine, quality of life, molto carino, molto carino. Forse l'interfaccia leggermente problematica in alcuni casi, a meno che tu non stia attento a audio, quindi musica veloce e ferite di Regina a schermo, non capisci quanta vita hai. C'è una gestione peggiore di quelle che sono le risorse lato cure. Lato proiettili, se non capisci, se non avessi avuto anche quelle piccole informazioni dai commenti, spiegazioni e tutto quanto, forse avrei avuto più difficoltà.
erano delucidazioni, certo. Però non c'è scritto appunto che distanza uguale danno. Giusto scoprirlo, giustissimo scoprirlo da sé. Allo stesso tempo, forse un indicatore di danno numerico avrebbe fatto qualcosa in più, visto che punta molto a quello che è il numero Dino Crisis, punta molto ai numeri. Il sistema di combinazioni, anche qui carino, però se non ti ricordi gli sprite è colpa tua, questo proprio non ci piove. È molto meccanico come gioco, su quel lato lì. E appunto l'interfaccia un pochino migliore l'avrei fatta, soprattutto con un Resident Evil alle spalle. Ma per il resto davvero davvero una bella esperienza, nulla da dire. Sono contento di averlo recuperato, sono contento di aver fatto anche due finali su tre. Il terzo poi è semplicemente un fai la scelta e cambia un pochino alla fine, però quella è sempre la fine designata, quindi fai fuori il T-Rex. Se salvi tutti buono, se non salvi tutti fatti tuoi da una parte. Credo che comunque l'ending che abbiamo fatto senza farlo apposta sia il best ending, il good ending. Quindi salvi Gale, salvi Kirk, te ne vai in elicottero. Semplice. Ora, io non mi ricordo questo corridoio a T. Adesso devo cercare questo corridoio a T. Ok, a quanto pare ricordavo malissimo, non c'è mai stato un corridoio a T. Wow. Wow, quindi chissà dove l'ho presa io questa informazione. Da un vecchio articolo, da un... non lo so. Però io mi ricordo questo corridoio a T. Appunto, vai dritto, più due uscite. E poi in fondo c'era il T-Rex. Non vorrei fosse Dino Crisis 2? Non penso. Ma forse lo scopriremo un giorno. Ragazzi, io spero che questa serie vi sia piaciuta. A me il gioco appunto è piaciuto. Non sicuramente un giocone della Madonna. Ha bisogno di un remake? Sì e no. Sì e no. Sì per l'importanza storica nella mente dei fan, nell'appunto pensiero collettivo. Sarebbe carino rivederlo in grafica aggiornata. Però è solido così. È solido così. Sarebbe semplicemente un riaggiornare le meccaniche e riaggiornare gli ambienti. Quindi neanche un remake. Una remastered, forse. Remastered, la chiamerebbero alcuni remastered plus, no? Quindi magari un più versante Resident Evil Rebirth, ma non Resident Evil 2 Remake. Una via di mezzo. Una cosa del genere. Però, dai. Io vi ringrazio tutti quanti per la visione. Comunque avete seguito per 13 episodi, 13 lunghi episodi. E sono soddisfatto. Grazie a tutti quanti ovviamente anche per l'immenso supporto. E noi ci vedremo al prossimo video, live, social. Trovate sempre tutto quanto qua sotto. E niente, ciao ragazzi, alla prossima.